Perché partire dal raccontare l'Africa dalle bambine? Perché le bambine rappresentano le persone più marginalizzate nella società africana, le donne in quanto tale e poi le bambine in quanto non ancora adulte, quindi non ancora nella tradizione africana considerate persone, pienamente persone. Sono persone in via di crescita e le bambine di strada che all'interno di questo gruppo hanno un'ulteriore ragione per essere emarginate. E sono anche le persone che di più rappresentano la sofferenza dell'Africa. Proprio importante che siano loro a raccontarsi, anche perché in questo filmato sono le bambine stesse le protagoniste. Queste storie sono colte mentre si sviluppano, mentre queste bambine crescono, non hanno niente di artificiale, di costruito. Vivere in strada significa non avere nessuna protezione dagli adulti, nessuna forma di cura dagli adulti, quindi è l'insicurezza più totale. E poi, siccome non si può fare a meno di avere cura, protezione, di essere insieme agli altri, di sentirsi in qualche modo in una comunità, ci si mette insieme ad altri, ma questi altri possono a loro volta diventare una minaccia, possono dare una protezione in un certo senso, ma possono anche diventare degli abusatori, possono diventare delle persone che ne approfittano.